Vediamo quest'altro bel video preso da YouTube. È un'animazione virtuale dove si vede una giostra, merry-go-round, che vuol dire giostra in inglese, con due persone sopra. Questo dovrebbe essere Danny, che si trova a 75 gradi di posizione rispetto a questa origine degli angoli, quindi questo è 75 gradi. Poi abbiamo Peter a 240 gradi, vuol dire che 240 gradi è qua giù, l'angolo dove si trova Peter. Peter lancerà una palla a Danny. Qui si può scegliere la velocità con cui questa palla viene lanciata. In questo momento sono 10,5 metri al secondo. Qua invece si può regolare la velocità di rotazione, quindi la velocità angolare della giostra, che in questo momento è fissata a 120 gradi per secondo, cioè quindi questa giostra descrive un angolo, ogni secondo ruota di 120 gradi. Questo disegno è il punto di vista esterno di una telecamera che è posta sopra la giostra rotante, ma la telecamera non ruota, quindi è il sistema di riferimento inerziale. Come al solito, come nei video precedenti, prendete una penna e disponetela in questa direzione, dal lanciatore, quindi dal rosso, verso il ricevitore, il blu. E tra poco, quando manderò avanti il video, vedrete che la palla segue questa traiettoria rettilinea a velocità costante. Infatti, nel sistema esterno inerziale non serve nessuna forza apparente. La palla va a velocità costante in linea retta per il principio di inerzia. Quindi mettete questa penna in questa direzione qua. In quest'altra figura invece si vedrà qual è la traiettoria della pallina, così come vista dall'interno del sistema rotante. E vedremo che la pallina farà un moto molto strano, un moto curvo che si può spiegare soltanto introducendo le due forze apparenti, la forza centrifuga e la forza di Coriolis, che appaiono soltanto nei sistemi di riferimento rotanti. Quando manderò avanti il video vedrete che in questa immagine il disco, cioè la giostra, ruoterà, perché questo è visto dall'esterno. Invece, in quest'altra immagine vedrete che il disco non ruoterà, cioè la giostra non ruota perché questa animazione è fatta immaginando di guardare dall'interno della giostra, quindi noi dall'interno non vediamo la rotazione. Quindi qui la giostra non ruota, sarà invece la pallina che fa un percorso strano. Mandiamo quindi l'animazione. Questo è visto da fuori. Questo e se avete appoggiato la penna sul monitor avrete visto che questa traiettoria viene percorsa in linea retta e a velocità costante. Invece guardiamo quanto è strana la traiettoria della pallina se vista dall'interno del sistema rotante. Rimandiamo l'animazione virtuale. Vediamo che la pallina fa un percorso stranissimo, quindi si attorciglia in questo modo e va verso il ricevitore. Rivediamo. La pallina fa questo percorso strano, si attorciglia qua e poi va fino al ricevitore. Qui è stato spuntato il percorso della pallina, quindi qui si vede la linea retta e qui si vede questo strano percorso attorcigliato causato dalle due forze apparenti, centrifuga e di Coriolis. Rivediamo al rallentatore. Ecco i due percorsi, a sinistra in linea retta a velocità costante, a destra invece uno strano percorso curvo intrecciato. E notiamo anche che, siccome la giostra ruota in senso antiorario se vista dall'esterno, il percorso, diciamo strano che si registra all'interno del sistema rotante curva a destra, come accade nell'emisfero nord della Terra. Quindi è un po' come se si trattasse dell'emisfero nord della Terra che ruota in senso antiorario vista dal polo nord, da una telecamera non rotante posta sopra il polo nord. E quindi la traiettoria invece vista da uno che vive sulla superficie terrestre è una traiettoria che è incurvata verso destra. Ora è stato cambiato questo parametro, la velocità angolare della giostra è stata aumentata
Mentre la traiettoria vista dall'esterno, la traiettoria della pallina è sempre un moto rettilineo uniforme senza forze apparenti, è il principio di inerzia, invece la traiettoria della pallina vista dall'interno del sistema rotante è diventata più stretta, quindi è questo percorso strano sempre piegato verso destra. Qui inoltre si fa vedere come questa traiettoria particolare cambia spostando la posizione di Peter, che è questo rosso. Cambia e diventa praticamente questa specie di cuore e adesso si fa vedere proprio l'animazione virtuale. Qui abbiamo la pallina che va in linea retta vista da fuori e qui la pallina vista da dentro che fa questo strano percorso a forma di cuore. Finché ritorna nelle mani dello stesso lanciatore. Quindi il lanciatore ha lanciato la pallina e poi la va a riprendere. In pratica il lanciatore visto dall'esterno stava qua. Ha lanciato la pallina è andata in linea retta vista dall'esterno, poi il lanciatore insieme a tutta la giostra ha ruotato e è andata a riprendere la pallina.